Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Internews. Weekend di successi in casa nerazzurra, sia per la prima squadra di Inzaghi che per l'Inter Women di Rita Guarino. I primi hanno battuto la Salernitana per 2-0 a San Siro, mentre le seconde hanno avuto la meglio contro il Milan nel derby di Milano femminile. La vittoria contro i Granata è un ulteriore passo in avanti per l'Inter, che sembra ormai proseguire nella giusta direzione. Le reti di Lautaro e Barella sono la dimostrazione che qualcosa si sta sbloccando, soprattutto per quei giocatori che nella prima parte di campionato sono risultati sottotono rispetto al loro solito. Ritrovato l'equilibrio nell'assetto attuale, ora non resta che rivedere la squadra al completo. Si attendono gli esami strumentali per Lukaku e Brozovic, che stando alle ultime sono sempre più vicini al rientro. La possibilità che l'attaccante belga possa rientrare per il match contro la Fiorentina verrà confermata nella giornata di domani in seguito ad un eventuale ok da parte dei dottori. Se il gruppo di Simone Inzaghi sta lavorando per rimettere insieme i pezzi, l'Inter Women di Rita Guarino conferma il proprio dominio in Serie A femminile. Con la vittoria per 4-0 contro il Milan nel derby di Milano, raggiunge 16 punti e si tiene a più 1 da Roma e Fiorentina, entrambe a pari punti a quota 15. L'allenatrice si è detta soddisfatta dell'andamento generale della propria squadra e del risultato ottenuto in una partita dal valore così importante. Nonostante le due vittorie nel weekend, la settimana non si apre nel migliore dei modi per l'Under 19 nerazzurra. La squadra di Christian Chivu incassa l'ennesima sconfitta contro il Sassuolo, nel posticipo dell'ottava giornata del campionato Primavera 1. Uno 0-1 che costa caro ai nerazzurri, per i quali la risalita dal penultimo posto in classifica diventa un'impresa sempre più complicata. Per qualsiasi altra novità sul mondo Inter, non perdetevi i prossimi appuntamenti con il nostro TG. Vi ricordo di seguirci sul nostro sito, sulla nostra app e sui nostri social. Intanto io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Internews. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.